La presenza di siringhe di insulina davanti all'asilo dedicato ai gemellini Asta di via Mauro Rostagno ha fatto scattare la protesta dei genitori. Non soltanto spazzatura, ma anche siringhe, così. Sì, questa mattina arrivando a scuola abbiamo trovato le siringhe con gli aghi proprio a vista davanti ai cancelli della scuola dei nostri bimbi. E non è possibile. Ovviamente siete preoccupati. Siamo preoccupati anche perché già da 10 giorni che appunto ci sono queste siringhe e oltre tutto alla sporcizia ovviamente. E ovviamente il comune non ci aiuta e abbiamo chiesto alla preside, la preside giustamente ha mandato le mail, ha fatto giustamente quello che doveva fare, però non abbiamo ottenuto niente. C'è anche un problema per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, qui non c'è manutenzione. Sì, come vedete appunto non c'è manutenzione. Ieri mattina è stato chiamato appunto l'ufficio del Comune di Trapani del verde pubblico e hanno detto che non possono materialmente fare niente perché da novembre in poi l'appalto prenderà l'appalto la ditta che appunto si occupa di queste cose e quindi se ne parla da novembre in poi, quindi se cadranno gli alberi entro novembre non si può fare niente. C'è anche questa situazione di pericolo ferro arrugginito. Sì, noi tutte le mattine i bambini passano da qui, chiunque può cadere, chiunque può inciampare e giustamente è una cosa abbastanza a rischio per tutti noi e anche e soprattutto per i bambini. Poi non parliamo di tutte le bottiglie che ci stanno intorno, che la mattina anche passando con la macchina noi calpestiamo e diventano pezzettini di vetro che possono fare veramente male.